Nuovamente in studio, adesso vi raccontiamo la storia di un giovane calciatore che milita nel Cosenza Calcio. Lui è minorenne, ma ha un cognome ingombrante, quello di Santa Paolo, e per questo è stato allontanato, ma la società adesso lo ha richiamato. Sentiamo. Escluso per un cognome ingombrante, Pietro Santapaola Junior, attaccante della formazione primavera del Cosenza Calcio, il padre è parente di Nitto Santapaola ed è stato condannato in primo grado a 12 anni nel processo Beta per associazione mafiosa sulla base di alcune dichiarazioni di pentiti. Così il Cosenza Calcio, che aveva acquistato il giovane a metà gennaio dall'Licata, ha deciso di sospenderlo, di allontanarlo per volere del presidente Guarascio, preoccupato che potesse rendersi protagonista di rapine o di lesione ai compagni. Una mazzata per il 17enne Pietro Santapaola. La madre e il suo legale Salvatore Silvestro hanno quindi presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Cosenza e adesso il caso, arrivato anche alle cronache nazionali, sembra essere rientrato con il reintegro disposto dalla società calabrese. Sì, sembrerebbe ancora un'ufficialità, non c'è, però dovrebbe essere questa la disponibilità o l'impegno manifestato dalla società per il tramite del direttore. No, più che oltre all'ingiustizia, sotto il profilo sostanziale, una vera e propria vergogna. Nel 2021 discriminare un ragazzo solo per le ingombranti parentele è fuori da ogni logica ed è fuori da ogni profilo di coscienza civile. Avvocato, il ragazzo come sta in questo momento? Il ragazzo era devastato fino a qualche giorno fa, ora sta cercando con forza, ha ripreso gli allenamenti anche se da solo, vuole dimostrare che nonostante questo ingombrante fratello che è stato messo su delle spalle, anche a Cosenza, ove dovesse rientrare, riuscirà a dimostrare con più forza e con più vigore quello che vale, cercando di raggiungere quello che lui definisce il suo sogno. Quello di Pietro Santapaolo è il sogno di tanti giovani, quello di calcare i campi di calcio che contano. Cresciuto nelle fila del Messina Sud, ad 11 anni è arrivato nel Catania, quindi il ritorno a Messina col Città di Messina e l'esordio con il Football Club Messina. Questa stagione, la prima parte del campionato Licata, prima del trasferimento a Cosenza, una società di Serie B che ha investito sul suo talento. Adesso potrà tornare ad allenarsi con i suoi compagni.